Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di un respiro. Cosa c'entra? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Un respiro. Perché ti voglio parlare di un respiro? Tutti respiriamo, te lo sai fare sicuramente, vero? Certo che sai respirare, però c'è modo e modo di respirare. Il respiro è un ottimo segnale per vedere il nostro stato d'animo. Se ci hai fatto caso, sicuramente ci hai fatto caso, quando ad esempio sei stanca o sei affaticata o stai correndo, il tuo respiro è diverso. Se sei stressata, il tuo respiro è diverso. Se sei di fretta, il tuo respiro è diverso. E anche quando sei normale, non pensi al tuo respiro e stai respirando, abbiamo la brutta abitudine di respirare molto velocemente, di respirare senza dilatare molto questo movimento, senza farlo lentamente, ma lo facciamo velocemente. Come se fossimo avidi di catturare quel poco di ossigeno che ci serve e buttare fuori l'anidride carbonica. Ossigeno, anidride, molto velocemente, giusto per dire sto sopravvivendo. Invece no, respirare tranquillamente è molto, molto importante. Uno, perché ti rilassa. E il secondo motivo molto importante è che se fai dei respiri molto corti, e non prendi il giusto quantitativo di ossigeno, quell'ossigeno non sarà sufficiente per ossigenare il tuo cervello. E cosa succede quando il tuo cervello non è ossigenato abbastanza? Succede che sei più stanca, succede che non sei così attenta, succede che il tuo cervello non ha la piena facoltà, il suo pieno potenziale, perché gli manca l'ossigeno. Se a te personalmente senti che ti manca l'ossigeno, non hai più forze, non hai più l'energia per poter andare avanti. E lo stesso succede al tuo cervello. Quindi devi imparare a far arrivare l'ossigeno al tuo cervello. E come si fa? Si fa dilatando la respirazione. Fai dei respiri più profondi, prova a contare, inspira e conta fino a 3 ad esempio, e poi espira e di nuovo fino a 3, e poi aumenta fino a 4, fino a 5, fino a 6, fino a 7, fino a dove riesci ad arrivare. E se quando fai questo esercizio di respirazione ti gira un po' la testa, non ti preoccupare, non è nulla di grave, è solo che è arrivato questo ossigeno al tuo cervello e il tuo cervello non era abituato. Quindi cerca di respirare più lentamente, cerca di respirare più profondamente. Questo ti tranquillizzerà, ti calmerà e riuscirà a ossigenare il tuo cervello, quindi riuscirà a darti più energia e più attenzione quando fai le cose. Spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia veramente e che tu provi a metterlo in pratica perché veramente può migliorarti la vita. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!